Dipendenze e cavenzi nel Vallo di Diano e dintorni, il titolo del libro scritto da Barbara Visentin e presentato presso la Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Culturale Luigi Picca in collaborazione con l'Istituto di Credito Cooperativo, da sempre attento alla promozione di eventi di carattere culturale che interessano il territorio. Il volume analizza la presenza nel Vallo di Diano di alcune dipendenze di comunità religiose dell'Abbazia di Cava dei Tirreni. Sono molto contento di questa giornata perché ho avuto modo, la possibilità di conoscere proprio concretamente queste, almeno queste testimonianze di queste dipendenze della Badia di Cava dei Tirreni. Per esempio stamattina ho visitato San Pietro San Benedetto, questa chiesa del 1086, almeno quello che mi risulta, e quindi ecco, è importante per me conoscere anche questi luoghi. Sono stato felicissimo. Sì, un bel incontro su una cosa abbastanza particolare che riguarda un po' la nostra storia, quindi un incontro veramente prettamente culturale, e ci piace farlo con il vescovo Don Angelo Spinillo, che è una persona a noi molto cara. Ma lui è di Sant'Arsenio e del Vallo di Diano, è una persona molto cara al nostro istituto, anche perché è socio onorario della banca, è una persona dall'elevata cultura che sicuramente, assieme agli altri partecipanti del concorso, dell'incontro, ci dirà comunque delle cose molto interessanti su quelle che erano appunto le influenze cavenzi nel Vallo di Diano molti anni fa. Ho sempre sostenuto nell'ambito delle associazioni, nell'ambito dell'Associazione Culturale Luigi Picca, ma anche nell'ambito del Circolo Banca Montepruno, che noi possiamo distinguerci, tra virgolette, solamente se abbiamo rispetto e ricordo per le cose che sono passate per il nostro territorio. E parlare, come faremo questa sera, diciamo del passaggio degli abati cavenzi per il territorio del Vallo di Diano, intorno a questo tavolo di studio abbiamo voluto la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo, che nasce da questa zona ed è tanto legato alle nostre attività, quindi sarà una presentazione itinerante che noi intendiamo portare in questo territorio per far rivivere il ricordo del nostro passato alle generazioni presenti e soprattutto agli studiosi e ai giovani che vogliono conoscere la nostra storia.